Lei è qui per il primo incontro, che cosa si aspetta da questa iniziativa ovviamente che prosegua nel migliore dei modi? Beh, diciamo che io sono una fedelissima e cerco di essere presente per sostenere quell'esigenza dei genitori, ma non tanto di andare a scuola quanto di essere sostenuti e anche di avere un conforto per tante esigenze, per tante emergenze che si trovano ad affrontare in una cultura, in una società che diventa sempre più individualista, che tiene invece poco conto della famiglia. Quindi per me sostenere la famiglia significa far ripartire la società. Io penso che la famiglia sia il volano economico, sociale e spirituale della società. Sì, questa ci deve essere un'alleanza scuola e famiglia ed è un'alleanza educativa. La sfida educativa di questi ultimi tempi comporta che questa alleanza poi sia effettivamente sul territorio un'alleanza stabile e che poi ci sia un continuo sostegno, anche autoaiuto, sia da parte delle famiglie per loro stesse, sia da parte delle due agenzie educative, scuola, famiglia. E diciamo che è una sinergia che deve continuare, devono andare di pari passo per la crescita dei ragazzi. La scuola è sicuramente fondamentale per il processo di crescita degli studenti, ma altrettanto importante è anche che i genitori collaborino a questo processo attraverso la sinergia con l'istituto. Questo sicuramente, guardi. E questo progetto è stato fortemente voluto dai genitori e è stato poi realizzato dai docenti e dai genitori del Consiglio d'Istituto. Ed è un progetto che fa parte proprio del POF della scuola, perché è fondamentale che ci sia questa forte sinergia tra la famiglia e la scuola, perché solo questo può garantire il successo formativo dei ragazzi. E quindi è importante che la scuola si incontri con la famiglia e che insieme troviamo una soluzione a quelle che sono le problematiche che i ragazzi di oggi vivono. Quindi questo è lo spirito con il quale la scuola oggi è qui presente insieme ai genitori. Questo di oggi è il primo incontro, ne seguiranno sicuramente degli altri. Sì, questo è il primo di una serie di 5 incontri a cadenza ogni 2 settimane. La modalità è sempre la stessa, c'è cioè l'esperto che tratta e approfondisce la tematica e poi ci sono questi momenti di porsi anche delle domande da parte dei genitori e trovare insieme delle risposte. Quindi è un lavoro d'équipe con l'obiettivo finale, il successo educativo, formativo di queste giovani generazioni. Collaborazione tra genitori e istituto scolastico, la formula vincente di una società che vuole incrementare il processo di crescita dei propri ragazzi? Sicuramente, e oggi non si può prescindere da una collaborazione interistituzionale, diciamo orientata alla crescita del proprio bene maggiore, che sono il capitale umano relativamente particolarmente ai ragazzi, ai nostri ragazzi. E quindi una crescita che va accompagnata, va sostenuta, aiutata. I genitori spesso si trovano da soli ad affrontare situazioni anche complicate che devono invece trovare risposte nelle istituzioni. Noi per esempio stiamo per chiudere un percorso importante, che è quello della formazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che poi è un altro momento di avvicinamento dei ragazzi alle istituzioni e alla macchina amministrativa, alla politica, la politica ovviamente intesa nel senso positivo del termine, cioè quella che si occupa dei problemi della gente.